È una delle professioni più complesse, il fatto di essere genitori. C'è qualcuno di voi che è nato genitore perfetto? Esiste? Esiste? Oh, sa che abbiamo fatto una missione, abbiamo fatto una serie di incontri, missione genitori perfetti, possibile? Qualcuno ha risposto di sì. C'è un papà che dice all'insegnante: mi raccomando, io ho investito talmente tanto su mia figlia che lei non me la deve rovinare. Non può permettersi di dare una nota a mia figlia. È il frutto del mio lavoro. È forte, eh? Al di là che ci sono dei genitori che hanno lasciato delle tracce di tensione, di questioni che sono rimaste aperte, più di altre, di fatto non c'è rapporto che sia perfetto. Perché anche nella perfezione ci sono dei grandi limiti. Perché se poi hai un genitore perfetto, come fai a superarlo e ad essere migliore di lui? È difficile, eh? Ti fa sentire sempre una schifezza. E anche quello quindi non è perfetto. È uno dei mestieri più difficili. Vorrei sapere da voi, solo per alzata di mano, quanti di voi... non è venuto facile scrivere un grazie? Nessuno. A quanti di voi non è venuto facile scrivere un grazie? Nessuno. A tutti è venuto facile scrivere un grazie? Benissimo. Ah, almeno uno. Ah. Ai propri genitori, sì. Quanti di voi hanno sentito di poter scrivere che c'è ancora qualcosa che non è rimasto risolto? Allora, io sono psicologa, psicoterapeuta e anch'io ho fatto il mio percorso di analisi. Ed è risaputo che anche facendo percorsi prolungati di analisi rimane sempre qualcosa di non risolto con i propri genitori, perché è un rapporto, una relazione così profonda che è difficile sviscerarla e soprattutto trovare un equilibrio in ogni sua parte. Bene, adesso raccogliamo tutti i foglietti e li pubblichiamo domani. Questi li mettete via, ognuno lo conserva. Vi ho fatto fare questo lavoro per potervi mettere nei panni dei vostri figli. Che cosa direbbe mio figlio? In che cosa mi ringrazierebbe? In che cosa mi rimprovererebbe? A seconda dell'età dei figli è più facile che prevalga un grazie o è più facile che prevalga un ti mando a quel paese, non mi vai bene, se tu fossi un po' più. Ok. Allora, questo libro è stato scritto oltre che da me anche da Lorena Sutta e Antonella Viola, che di cui porto i loro saluti questa sera. Il fatto che siamo tre persone con tre formazioni diverse è stato
un elemento di arricchimento per il libro, perché ognuno ha riportato punti di vista differenti. Ripeto un po', ci sono oltre 800 ragazzi delle scuole medie dell'ambito, quindi 8 comuni, dal 2003 al 2008. Quindi sono i ragazzi di questo territorio che hanno scritto. Perché un libro? Perché abbiamo fatto un libro anche noi. Per tentare di rispondere all'interrogativo come sono questi ragazzi di questo territorio, perché abbiamo visto che negli anni il tipo di risposta non si modificava molto, e quindi dà uno specchio un po' di quello che c'è nei diversi paesi e anche nello scorrere degli anni. Quindi per dare voce al loro sentire e per condividere l'esperienza e le riflessioni di questi 15 anni. Un libro come? Ironico. Nel senso che non voleva essere un manuale di quelli seri, sapete che quando si iniziano a leggere poi si sbadiglia, crea stanchezza. Volevamo qualcosa di divertente. Ecco, tra di noi c'è Lorena, che ha una capacità ironica molto forte e ha dato un tocco particolare al libro. Quindi non è una questione di drammatizzare, ma di dare il giusto valore alle cose, sentendo di poterle ridefinire e accogliere meglio dentro di sé. Variopinto, perché ci sono anche tantissime immagini. Concreto, non è un manuale, ci sono tante osservazioni con parole molto semplici per poter comunicare dei concetti importanti. Illustrato, oltre che le parole ci sono anche le immagini, e questo perché la nostra idea era che potesse essere letto anche dai ragazzi. Ci sono dei ragazzi che sono facili nel dialogo, nel parlare. E quando tornano a casa da scuola sono disponibili a raccontarti, hanno voglia proprio di raccontarti quella che è stata la loro giornata. E ci sono degli altri ragazzi che sono silenziosi. Allora l'idea di lasciare un libro che gira per casa diventa un'occasione, uno spunto. Alcune volte si fa fatica a parlare di sé, però si prende spunto dall'affermazione che ha fatto un altro ragazzo, ci si identifica e si può raccontare qualcosa di sé parlando di un altro. È una semplificazione. Rispettoso. Ci sono degli errori grammaticali e li abbiamo lasciati perché, insomma, rispondeva un po' a quella che è la fotografia, insomma, dei ragazzi. E poi era sempre la 47esima domanda su 50, alla fine non ne potevano più. Ma la cosa importante è che loro rispondevano di pancia, e quindi il contenuto per noi. Indicativo su come stanno, ti comunico qualcosa, però anche poi mi metto in attesa di una risposta. Interattivo, perché poi nell'ultima parte chiede a voi di compilare quella parte di questionario, immedesimandovi nella parte se io fossi mio figlio. Che cosa direi?
Primo passaggio. Secondo passaggio. Adesso lo faccio fare a mio figlio e vedo che cosa lui mi direbbe. E poi confronto. Consigliato a genitori adulti che credono nel proprio ruolo educativo, pur sentendo sempre più spesso che del domani non c'è certezza. Però uno costruisce, l'unico potere che abbiamo è di vivere al meglio il presente. Il passato ci può dare un insegnamento, ma non possiamo rimanere fermi nel passato, non possiamo neanche rimanere nella preoccupazione del futuro. L'unico potere che abbiamo è di gestire al meglio il presente. Di cosa tratta? Ecco, la cosa importante è la struttura del libro, l'abbiamo molto pensata. Ci sono diversi capitoli che riportano diversi contenuti di messaggio, però ogni capitolo ha una prima parte in cui ci sono le frasi dei ragazzi con qualche nostro intercalare, distinto graficamente, e poi c'è una parte di riflessione. Allora, una persona può leggere, un ragazzo ad esempio legge solo le frasi dei ragazzi, degli intercalari non gliene può fregare meno. Un'altra persona legge solo la prima parte, gli intercalari con le frasi dei ragazzi. Un'altra persona magari decide di leggere solo le riflessioni. I capitoli sono stati scritti con una sequenza logica, però sono anche autonomi. Per cui uno vuole soffermarsi di più sulla rabbia e prende un capitolo sulla rabbia. O i capitoli sulla rabbia. Uno vuole soffermarsi di più su un altro contenuto, adesso ne andiamo un po' a vedere, e prende un altro capitolo. Quindi è un qualcosa di molto facile da leggere e da utilizzare. I contenuti. Dieci e lode per l'impegno. Qui ci sono tutti grazie. Dopo vi facciamo anche una lettura di grazie. È il primo capitolo e rappresenta anche il capitolo con le risposte più numerose. In un periodo in cui i ragazzi difficilmente ti abbracciano, se poi li accompagni a scuola è meglio che li lasci un po' prima. Ieri una mamma mi diceva: oh, ma è una cosa, ho portato la ragazza a scuola, c'era la sorellina con il vestito di carnevale e ha detto alla sorella: non vorrei mica pensare che io scenda dalla macchina, che i miei amici ti vedono, ma sei fuori, nasconditi, vai sotto. Ma come? Ha detto la mamma, la tua sorellina farà la festa, è all'elementare. No, ma io mi vergogno, te non ti